l'industria dei diamanti valeva nel 2015 una roba intorno ai 75 miliardi di dollari. L'altro dato interessante è che all'incirca il 75% delle proposte di fidanzamento negli Stati Uniti riguardano un diamante. Quando vai con l'anellino c'è un diamante di mezzo, se no sei uno sfigato. E in generale, se ci pensate, per quelli della mia generazione, 45 anni, o della generazione precedente, i diamanti rappresentano e hanno rappresentato un simbolo di ricchezza, un simbolo di potere, un simbolo di celebrity, un simbolo di rapporti, i diamanti sono per sempre e via dicendo. E la domanda che uno si pone è: ma come ha fatto questa industria qui a convincerci, considerando che è una pietra, che non è più rara di altre pietre e di per sé non è che è una pietra che ha un maggiore valore rispetto ad altre pietre? L'unica risposta possibile e immaginabile è marketing. Marketing, punto. Tutto comincia alla fine degli anni 30, quando la De Beers, che era l'azienda sudafricana numero uno al mondo monopolista di estrazione, lavorazione e commercializzazione di diamanti, comincia a porsi il problema di come faccio a vendere queste pietruzze che nessuno si fida. E che cosa fanno? Fanno quello che fa qualunque azienda. Assoldano un'agenzia di comunicazione, partoriscono una strategia, preparano il loro piano d'attacco e in particolare una signorina che faceva la copywriter nell'agenzia, di nome France Géretti, partorisce il famoso slogan Diamonds are forever. I diamanti sono per sempre. Wow. Per propagare lo slogan, che cosa hanno fatto? Hanno anzitutto venduto un'idea, non hanno venduto un prodotto o un brand, è un'idea. Dovevano cambiare la percezione del diamante come oggetto di lusso totalmente inutile in diamante come oggetto necessario, valoriale, quindi con un valore importante, che ti porti dietro tutta la vita. Che cosa hanno fatto in pratica? Tutto l'ABC di una campagna di comunicazione. Sono andati a fare influencer marketing con quelli che erano i personaggi famosi del tempo, gli idoli dei film. E non è un caso che se andiamo indietro nel tempo troviamo una marea di frasi di star sui diamanti. Quando Liz Taylor diceva le grandi star hanno bisogno di grandi diamanti, Zsa Gabor o Gabor, non so come si chiamasse, bellissima ai tempi, non ho mai odiato un uomo così tanto da voler ridargli indietro i diamanti e via dicendo. Il diamante entra nell'immaginario collettivo, nei film, nelle proposte d'amore. Più è grande il diamante, più è grande il tuo amore, che è anche un paradosso, perché avevo visto una ricerca che diceva in sostanza che più è grande il diamante che tu regali in fase di fidanzamento è più probabile che divorzi, che ha senso. Perché regali un diamante grande così? Cosa ti devi fare perdonare? Vabbè, insomma, a parte queste battutacce, proseguono nella loro campagna di comunicazione. Vanno a fare tour educativi nelle scuole per parlare dell'importanza dei rapporti e pop ci associo il diamante, e hanno fatto in generale una campagna a tappeto sui media, dando tutte le informazioni, ad esempio su quale star avesse quale tipo di diamante. Tutto questo cinema per arrivare a creare dei modelli di riferimento ai quali aspirare. Voglio essere una persona di successo, felice, innamorata tutta la vita, devo avere il mio bel diamantone. Se sono una donna, tu uomo, regalamelo, perché ai tempi lo regalava l'uomo. E poi ovviamente la campagna si è spostata anche sulle donne andando più in là nel tempo. Risultato della campagna: il business dell'industria in 40 anni è passato da una ventina di milioni di dollari ai 2 miliardi solo negli Stati Uniti. Poi tutto bene fino al 2000. Nel 2000 ha iniziato a girare un po' il vento. Si è cominciato a puntare l'attenzione sulle problematiche etiche, no, dell'estrazione di diamanti, Blood Diamonds, i diamanti insanguinati, Leonardo DiCaprio, bla bla bla. E la generazione è anche cambiata. La generazione oggi degli sbarbati non è una generazione che ha il mito del diamante o aveva il mito del diamante. L'industria a questo punto cosa fa? Ha cominciato ad adeguarsi. Ho visto uno spot recente, mi sembra dell'anno scorso, dove la campagna non è più i diamanti sono per sempre, perché magari le nuove generazioni non hanno il valore del matrimonio che c'era un tempo, o del fidanzamento. Ma lì c'è un problema: se non si fidanzano, niente diamante. E allora bisogna cambiare il valore. In questo caso la campagna si chiama Real is Rare. Qualcosa di reale, di vero, di autentico è raro. E uno di questi spot, ad esempio, ha una coppia che parla dei problemi reali, che non sanno se staranno insieme o meno, si amano, però tutto può succedere nella vita, bleh bleh bleh. E c'è questa ragazza col suo bel diamantino. Perché usano la parola reale, autentico, vero? Perché da un lato l'industria dei diamanti deve proteggersi dalle nuove startup. Ne ho vista uno, ad esempio, in Silicon Valley, che produce questi diamanti sintetici. Tra gli investitori Mark Pincus, quello che ha fondato Zynga, DiCaprio credo anche sia tra gli investitori. Reale, vero, rispetto al sintetico. Prima differenziazione da mettere nella testa delle persone. Il secondo obiettivo di comunicazione è associare il diamante come a una copertina di Linus. Nel casino del digital, di questo mondo vorticoso, non preoccuparti che c'è il tuo diamantuccio, che è vero. It's with you, baby.
Eccolo qui il diamante 10.0. È un diamante questa volta che non è per sempre, ma è vero, è reale. La verità è che noi sappiamo che i diamanti non hanno nulla a che fare con la realtà, non hanno nulla a che fare con i valori, non hanno nulla a che fare con le relazioni, con l'amore, con la passione. Zero. Ma come diceva Mark Twain, è molto più facile prendere in giro le persone che far prendere atto di essere stati presi in giro.